Buonasera amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Live numero 4 e per questa quarta sessione ho deciso di mantenere un'inquadratura statica e frontale, onde evitare di tagliarmi, come è successo nella scorsa live. Quello che vedete è esattamente quello che useremo oggi, questa sera, ovvero un materassino e il nostro corpo. Tra poco arriverò, entrerò nell'inquadratura. Oggi ci cucchiamo, anzi vi cuccherete e mi autocucco. Buonasera a tutti, entro in scena. Ciao ragazzi, spero che ve la stiate passando bene in questo periodo di quarantena. Teniamo duro, ma soprattutto manteniamoci in forma e teniamo alta la condizione atletica per rafforzare le difese immunitarie. Oggi andiamo a cuccarci una bella scaletta in programma, ho il menù qua. Sono ben 26 esercizi di corpo libero, totalmente corpo libero. Non c'è bisogno di utilizzare un attrezzo, quindi niente elastici, niente pesi, manubri, eccetera, eccetera, soltanto il nostro corpo. Adesso vi spiego brevemente, vi faccio un'introduzione su cosa faremo questa sera. Allora, iniziamo con un riscaldamento. Intanto la sessione l'ho strutturata con uno stampo di esercizi che possono andare bene a tutti. La varietà la potete mettere in base all'intensità di esecuzione. Potete puntare a fare più ripetizioni, quindi aumentare la velocità. Quindi, però attenzione a non perdere la forma a favore della velocità. Quindi potete far diventare questo allenamento ad alta intensità, quindi ad alto impatto o a basso impatto. Cosa faremo? Una prima parte di riscaldamento cardio e un'uscita in defaticamento cardio in mezzo a questo blocco da 26 esercizi di corpo libero. Il cardio che faremo come intramezzo aerobico saranno gli skip a ginocchia alte. Per chi non ha la corda, io userò la mia affidata corda, ormai il mio marchio di fabbrica, tra virgolette. Chi vuole mantenere il lavoro a basso impatto fa una marcia sul posto come intramezzo cardio a ginocchia alte. Ricordiamoci insieme, e me lo ripeterò e ve lo ripeterò più volte, anche quando la stanchezza inizierà a subentrare, ricordiamoci di tenere le ginocchia alte, perché più le ginocchia salgono, più le pulsazioni crescono. Quindi mi raccomando questo. Come sempre, chi mi vede in diretta può provare a seguirmi, a fare l'allenamento insieme a me. Chi mi vedrà in differita, come dico sempre, se avete bisogno di prendervi il vostro tempo, di bere, di asciugarvi perché si suda copiosamente, mettete pausa, asciugatevi, bevete e poi continuate senza problemi. Cosa molto importante, e poi iniziamo con 5 minuti di riscaldamento. Chi fa gli skip e chi salta la corda si scordi di fare questo protocollo di riscaldamento e di intramezzo cardio senza scarpe, perché abbiamo bisogno di proteggere il piede con dell'ammortizzazione. Io ho delle scarpe da corsa anche quando saltiamo la corda. Quindi va bene il discorso del natural running, della tecnica, però quando arriviamo al decimo intervallo di skip, la parte frontale della pianta del piede inizia a fare male, quindi scarpe da corsa e protezione. Allora, il riscaldamento e il defaticamento potete farlo in qualsiasi stazione aerobica che volete, che avete a disposizione. Quindi va bene una cyclette, va bene la corsa calciata, va bene il tappeto. Io userò la mia corda. Molto bene.
Allora, massimo rilassamento, lo ripeterò spesso, respiriamo bene, cerchiamo di stare super rilassati perché il rilassamento muscolare di riflesso consente di svolgere l'esercizio in maniera più economica, proprio come range di movimento e proprio come economicità della spesa energetica. Cominciamo 5 minuti di salto con la corda blando, basso, salto base, tranquillo, respiriamo col naso, sguardo avanti, troviamo l'allineamento posturale. Non preoccupatevi se mi vedete mettere varianti di salto, voi andate a piedi uniti, nice and easy, come direbbe qualche collega americano, nice and easy, solo naso, sguardo alla parete di fronte a voi. Come avevo già detto, queste fasi di salto con la corda portano facilmente in temperatura un ottimo riscaldamento. Molto spesso i miei allievi mi sentono dire salto con la corda come fieno in cascina supplementare, sì, perché il salto con la corda messo in blocchi di allenamento micro, meso, macrocicli per la corsa come seconda sessione giornaliera, anche solo 15 minuti, sono un ottimo supplemento al volume chilometrico di corsa. Potete portarlo ovunque, metterla in tasca, potete stare su un balcone, o veramente su un quadrato di pavimento e andiamo bene. Io ad esempio, che sono abituato a mettere molte varianti, lo trovo particolarmente difficile a livello di cosce e quadricipiti, il salto base. Il salto base molti lo portano alto, invece va tenuto basso proprio per economia di movimento e anche, soprattutto se si fanno dei lunghi minutaggi sulla corda, per riuscire a durare senza ritrovarsi il giorno dopo, il giorno successivo, ad avere i chiodi nei polpacci. La sensazione di chiodo nei polpacci è tipica di quando si cambia l'assetto di appoggio del piede, anche nella corsa naturale. Quando si passa dallo heel striking, cioè dalla tallonata, all'appoggio di mesopiede, questo cambio di setting, di assetto, porta come primo disagio di adattamento ad avere chiodi ai polpacci. Quindi è necessario e vitale stare molto molto rilassati. Saluto tutti gli amici e le amiche che man mano durante la sessione si collegheranno, un saluto a tutti, scrivetemi, fatemi domande, qualsiasi cosa vi venga in mente, io verrò poi dopo il video a rispondere. Respiriamo bene dal naso, rispetto all'ultima sessione di HIIT PHA della settimana scorsa, che era, se non sbaglio, la seconda live, questa seduta sarà molto molto più blanda, solo all'apparenza è più facile, meno impegnativa, ma ve ne accorgerete. Il disagio, soprattutto per chi arriva dalla corsa nel fare questi allenamenti aerobici alternativi, è, diciamo, la non preparazione muscolare nel fare, nell'eseguire alcuni movimenti da angolazioni diverse. Quindi lo spettro di movimento nel running è abbastanza monotono, logicamente, dobbiamo andare avanti. E quindi tutto di guadagnato, queste sessioni qua
mettono varietà e soprattutto stimolano muscoli, anzi sollecitano muscoli che probabilmente non immaginereste nemmeno l'esistenza. Facile. Questo è veramente un allenamento, quello di oggi è un allenamento che possiamo fare ovunque. 5 minuti di riscaldamento andati. Allora, oggi impostiamo i secondi e gli intervalli sia di esercizio che di intramezzo cardio a 50 secondi, il che significa impostiamo il timer a un minuto, come avevo detto l'altra volta, così facendo siamo sicuri di avere 50 secondi puliti spostandoci da stazione a stazione. Allora, il mio listone, io conosco gli esercizi in termini inglesi. Il primo esercizio si chiama squat and reach. Vi dirò semplicemente, per una ragione di fluidità, quali muscoli andiamo a toccare. Adesso andiamo sui quadricipiti e sui polpacci. Squat and reach, un minuto, poi passiamo al minuto cardio. Via. Alziamo bene sulle punte, strizziamo bene questi polpacci, tocchiamo con le mani a terra. Potete regolarvi con la velocità che volete. L'importante in tutte le forme d'esercizio è mantenere l'addome contratto, il rilassamento e respirare bene. Stiamo facendo squat semplici, alzate sulle punte dei piedi, con anche un coinvolgimento minimo sulle spalle. Alziamoci bene sulle punte dei piedi. Respiriamo. Più velocità, più si alzano le pulsazioni. Regolatevi in base al vostro livello di freschezza o non freschezza della giornata. Respiriamo bene. Cardio. Un minuto. Skip. Mi raccomando, su le ginocchia, il più possibile. Anche qua regolatevi bene, perché in realtà è un non recupero e siamo sempre in zona HIIT. Prossimo esercizio saranno le calciate laterali, prima a destra e poi a sinistra. Forse dall'anteprima avevate intuito che c'era qualche componente marziale oggi, pugilistica. Ebbene, è così. Bene. Calcio laterale sinistro. Uno. Mantenete una guardia chiusa, alta, cioè, scusate. Essenzialmente non si tratta nient'altro che un esercizio per i glutei, né più né meno. Respirate bene. Tenete l'equilibrio, se perdete l'equilibrio riprendetelo il prima possibile. Il gluteo vi sta ringraziando, grazie. Non importa quanto andate su con la gamba, l'importante è azionare i glutei. Un minuto, skip. E poi ci spostiamo sull'altro lato. Thank you.
chi riesce segua il mio ritmo, altrimenti regolatevi. Il livello di sforzo respiratorio può oscillare tra un leggermente impegnato e anche un molto impegnato. Cosa fondamentale è trovare il ritmo e mantenere sempre una buona respirazione aerobica. Cambio lato, andiamo a destra, guardia alta. Questa seduta di oggi strizza l'occhio, specialmente alle amiche di My Own Workout che sono molto sensibili alle aree gluteo, interno coscia, ma anche tutti i runner ne beneficeranno. Ups! Perdete l'equilibrio, ritrovatelo. Non fate il passo di slittamento che non stiamo facendo con l'esercizio lì. Io l'ho accennato di riflesso, ma non fatelo. Sentite il gluteo che lavora. Calciate, 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 calciate. Calcio in aria non ci sarà oggi. Ho bleffato. Calciate, calciate, cardio. Skip. Lo ribadisco, bevete, se avete sete, bevete, recuperate e poi ripartite senza problemi, non c'è nessuno che si sta correndo dietro. Dobbiamo mantenerci forti e mantenere le difese immunitarie robuste, solide. Il prossimo esercizio si chiama Warrior. Andremo a sollecitare il quadricipite e i glutei, prima da una gamba destra e poi dalla gamba sinistra. Warrior. Perno sul piede sinistro, braccia su, estendiamo e torniamo su. Trovate un buon equilibrio. Sembra facile questo esercizio, non lo è. Soprattutto per la gamba che fa da perno e per il gluteo. Respiriamo sempre bene. C'è anche un interessamento sulla zona lombare, sguardo avanti e rilassamento. Se perdete l'equilibrio col piede d'appoggio, ritrovatelo. Importante sentire il gluteo destro che lavora. Warrior si chiama questo esercizio. Cardio. Intramezzo cardio, skip. Chi lo sta facendo di corsa va benissimo. Portiamo dentro molta aria dal naso. Più rilassamento, più ossigeno arriva ai muscoli, uguale miglior durata e maggior efficienza nell'uso del glicogeno intramuscolare. Su con le ginocchia, su, 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 su. Lavoriamo su tre aspetti: forza, resistenza e flessibilità. Gamba destra su, respiriamo bene,
tenete duro, diventa difficile questo esercizio sulla gamba d'appoggio. Cercate di guardare avanti, se guardate la parete avanti riuscite a mantenere un miglior equilibrio. Ad ogni modo è tutto il corpo che stiamo sollecitando, skip a ginocchia alte. Espiriamo. Bene dal naso. Su, 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 su. Cercate di resistere alla voglia di tenere giù le ginocchia, il più possibile. Un saluto a tutti ragazzi. Ragazzi. Prossimo esercizio abbiamo elevazione della gamba in adduzione sulla gamba destra, su in adduzione quella sinistra. Esercizio isometrico sul gluteo destro, è un ottimo richiamo per l'adduttore sinistro. Duro, questo è un esercizio tosto. Cercate di andare su bene con quell'interno coscia sinistro. Lo sentirete domani questo esercizio, mi ringrazierete. Cardio. E dopo cambiamo lato. Skip. Questo esercizio si chiama Elevated Leg Adduction. Rapidi con quei piedi. Chi salta la corda con me, chi sta saltando, gomiti vicino al busto, non sbracciate. E permettete alla corda di ruotare con perno sui polsi. Ottimo richiamo per la velocità. Cambiamo lato. Su. Teniamo bene in posizione la gamba sinistra. Su con quell'interno coscia sulla gamba destra. Questo è un esercizio duro da tutti i punti di vista, bisogna cercare di apportare ai muscoli molto ossigeno. Non è facile per me parlare e fare, ma cerco di fare del mio meglio. Si suda copiosamente, se sudate copiosamente, un ottimo segno. Ancora un secondo. Skip, skip, skip. Corda, skip, skip a ginocchia alte. Ricordiamoci, le ginocchia alte, se inciampate con la corda riprendete subito, non c'è problema.
prossimo esercizio sarà plank rovesciato con alzata di gambe, una chicca. Su, 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 su con le ginocchia. Ok. Plank, su, su, su. Stiamo lavorando sulle braccia, trapezio, addome, ma soprattutto zona degli ischio-crurali. Molto duro questo esercizio. Prendetevi il vostro tempo, fate sempre molta attenzione alla forma. Vi ricordo che la stanchezza fa cadere la forma, quindi fate degli aggiustamenti, tenete duro perché è molto pesante anche sui tricipiti questo esercizio. Respiriamo bene, riposiamo se ci dobbiamo riprendere, 2 secondi, cardio, cerchiamo di andare subito veloci nella parte cardio, a parte che non c'è una parte che non sia cardio. Dopo torniamo giù di nuovo sulla zona addominale, facciamo delle pedalate delle gambe, portando i glutei, cioè portando i talloni molto vicini alla coscia. Su, 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 su le ginocchia, tenete duro, non bisogna mollare qua. Più procediamo, più ci si stanca, quindi molto importante il rilassamento muscolare. Giù. Come pedalare, ma estendiamo bene le gambe. Portiamo il tallone molto vicino alla parte posteriore della coscia. Non sto andando particolarmente veloce nelle ripetizioni perché sono carico di esercizio oggi, quindi la sto tenendo di facile intensità aerobica. Tenete duro, l'addome inizia a farsi sentire. Prossimo esercizio dopo la parte cardio sarà un esercizio ottimo per le amiche in dolce attesa, per andare a sollecitare il retto addominale profondo, cardio. Prossimo esercizio io lo chiamo alzate pelviche, è un esercizio di setting posturale che si fa anche nella corsa, sulle ginocchia, su, 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 lo so che siete stanchi, ma sulle ginocchia, sguardo avanti, sguardo alla parete, testa, spalle, zona delle anche, ginocchia e caviglie in allineamento. Nelle alzate pelviche, esercizio dopo, dovete semplicemente pensare di portare in alto l'ombelico, molto semplicemente, tenendo i glutei però rilassati. Eccoci, alzate pelviche, si fa semplicemente questo, ci concentriamo sulla zona dell'ombelico. Sembra una banalità, intanto approfittatene e respirate bene, recuperate. Su con la parte, questa parte qua, portiamo l'ombelico su.
Dopo la parte cardio, il prossimo esercizio sarà una chicca. Penso che pochi di voi lo conoscano. Si chiama triceps push-ups. Su con la zona pelvica, ultimi 10 secondi. Sembra facile, ma a un certo punto inizia a farsi sentire. Cardio. Mi raccomando, bevete, io sto sudando copiosamente. Per fluidità, gli esercizi sono tanti e vado, però soprattutto chi mi guarderà in differita, prendetevi il vostro tempo, mettete pausa, guardate bene, riguardate l'esercizio e recuperate. Sulle ginocchia. Su, 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 staccate rapidi con quei piedi. Triceps push-ups sono massacranti, vi piaceranno. Cercate di mettere un buon ritmo di sollevamento. Bicipite destro, andiamo giù laterali, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respiriamo, 7, 8, è uno strizza tricipiti, è molto duro. Penso che di poter dire che sia più duro anche i piegamenti, perché molto peso va in isolamento sul tricipite impegnato. In questo caso il tricipite destro. Cardio. E poi andiamo sul tricipite sinistro. Su, sulle ginocchia. Sono veramente parecchi oggi, molta varietà e ho dovuto per forza di cose farmi un bel prospetto, una bella mappa. Su con le ginocchia, avete visto, mi sono distratto, le ginocchia sono andate subito giù, come negli ultimi metri di una gara, gambe stanche, ginocchia che se ne vanno. Lato destro. Scusate. Lavoratelo bene quel tricipite. Tutte le amiche di My Own Workout e le donne in genere, ragazze, non abbiate paura a fare questi allenamenti perché non c'è rischio di sviluppare ipertrofia muscolare. A meno che poi voi dopo non mi facciate fuori una cena con 30 kg di proteine. Scherzo, ovviamente. Cardio, cardio. Sciogliete, sciogliete perché congestiona un po' le braccia questo esercizio e anche il petto in parte. Su, 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 su. Controllo sempre di seguire la scaletta, di non perdere nessun esercizio perché sono
Ogni esercizio oggi è molto bello. Il prossimo esercizio si chiama Table Push-Up. Prende di nuovo la zona dei tricipiti e ci fa un'alzata pelvica che va a interessare l'addome. Tutto sulle ginocchia. Table push up, su, giù, cercate di spingere bene in su con le braccia, è balordo questo esercizio, è veramente pesante, respiriamo bene. C'è da soffrire parecchio con le braccia soprattutto, ma anche con l'addome. Ancora 15 secondi. Respiriamo. Cardio. Bevete, bevete, bevete. Io vado. Prossimo esercizio, opla, si chiama sumo push up. Prendiamo tricipite in isometria e in parte gli obliqui addominali. Su, 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 su. Mi piacerà. Bene sul dal naso. Cercate di tenere la respirazione completamente nasale e di respirare. Sumo, push up, uno, hopla, hopla. Un saluto agli amici che si stanno collegando, un abbraccio a tutti, buon allenamento. Addome contratto, mi raccomando, sguardo in basso possibilmente per mantenere l'allineamento. Addome contratto. Ultimi 6 secondi. Cardio. Fatica, ragazzi. Fatica. Prossimo esercizio, una chicca, si chiama Speed Skater, massacrante per glutei, interno coscia, quadricipite. Skater perché andiamo a simulare il movimento del pattinatore sul ghiaccio, o del pattinatore in generale. Ginocchia su. Ginocchia su. Trovate il vostro ritmo ideale. Deve essere uno sforzo giusto, ma confortevole. Allora, tac, tac, hop, 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 hop. Ragazzi, resistete perché sembrano facili. Questo è un esercizio che vi spacca. In un'ultima sessione l'ho portato avanti per
intervalli di 10 minuti questo esercizio qua con dei jump squat e praticamente non camminavo più. La salita di corsa mi fa un baffo. Ultimi 17 secondi, cercate di estendere bene la gamba e di portare la mano a toccare terra. Qua le pulsazioni vanno su inevitabilmente. Cardio ragazzi, cardio, c'è sempre. Fluttuazione. Questo ci rende più forti, più resistenti. Recupero attivo. Fluttuazione aerobica. Prossimo esercizio si chiama Side Gorilla Shuffle o anche passo di gorilla laterale. Sulle ginocchia. Ok, tappeto, partenza, appoggio, salto, appoggio, ritorno, appoggio, ritorno, mi è partito il minuto, eravamo a 48, ne facciamo un po' di più, sembra facile, non lo è, tenete duro. Cosa va a prendere questo esercizio? Va a prendere i tricipiti in appoggio, ma le cosce specialmente. Tenete duro. Gorilla shuffle. Ci sembrerebbe una banana dopo questo. Cardio, gorilla shuffle sembra un esercizio per bambini, ma ti schianta, scusate, sì giusto, andiamo, 50 secondi puliti, prossimo esercizio si chiama V-slip, ovvero le schivate pugilistiche. Su quelle ginocchia, su, su, su. Tenete duro e respirate. Questo momento qua, in questo momento della sessione siamo stanchi. Iniziamo a stancarci. Quindi richiamo sul rilassamento e sulla respirazione. Schivate, V-slip, posizione di guardia. Cercate di tenere dinamicità nel movimento, anche se siamo un po' faraginati adesso, come si suol dire. Guardia chiusa. Muscoli interessati. Polpacci, cosce. Speriamo bene. Sguardo avanti e guardia alta. Vedete che propongo un mix di molti stili differenti. Cardio, bevete ragazzi, se siete sudati avete bisogno di idratarvi e asciugarvi il sudore, fatelo. Io devo andare. Ciao.
Ciao ragazzi, ciao a tutti quelli che stanno guardando e soprattutto che in questo momento mi stanno seguendo in contemporanea. Tenete duro, vogliamo sfruttare questi format di allenamento in questo periodo. Non sappiamo bene quanto durerà ancora, ma sfruttiamo la tecnologia per cose buone e utili e non per minchiate. Sulle ginocchia, su, su. Prossimo esercizio saranno calci laterali da posizione però isometrica. Se avete bisogno l'appoggio, appoggiatevi e estendete il più possibile come per calciare qualcuno di lato. Trovate l'equilibrio. Se perdete l'equilibrio, appoggiatevi. Questo esercizio sta prendendo quadricipite della gamba perno e il gluteo, in parte gli adduttori. Ups! È molto pesante per i glutei. Ultimi 10 secondi. Ups! Cardio, cardio, qua c'è da sciogliere bene ragazzi, mi raccomando, farete fatica a fare lo skip dopo questo, fate del vostro meglio. E poi cambiamo gamba. Consumano veramente un'infinità di calorie con questi protocolli. Oggi vi ho presentato un'altra forma di HIIT, però diciamo che è più gestibile rispetto alla live 2, alla diretta 2 dove andavamo con dei pesetti da 3 kg che causano dei grattacapi non indifferenti. Cambio lato. Appoggiatevi se necessario. Dobbiamo semplicemente isolare il gluteo destro. L'appoggio serve proprio per riportare la posizione in linea. Ultimi 10 secondi. E cardio. Riprendete controllo del gluteo, sciogliete, via. Bevete, prossimo esercizio si chiama Goddess Elbow Tap, molto duro, si tratta essenzialmente di un esercizio per gli obliqui con tenuta isometrica di quadricipiti e glutei. Punte dei piedi orientate all'infuori, sulle ginocchia, mi raccomando le ginocchia, sguardo alla parete, ok, via, tocchiamo le ginocchia con i gomiti,
Se dovete sciogliere perché le gambe bruciano, fatelo. Sguardo avanti. Piedi orientati con le punte in fuori. Qua si raggiungono picchi di intensità trascendentali, ultimi 15 secondi. Occhio alla forma, ragazzi, tenete l'addome contratto, cercate di respirare bene perché è durissimo sulle cosce. Ok, sciogliete, sciogliete, tempo di sciogliere, via per 50 secondi puliti. Prossimo esercizio si chiama Wood Chopper, l'esercizio del taglialegna. Si tratta di essenzialmente di uno squat modificato con rotazione e spinta delle braccia in alto, sollevamento delle braccia in alto. Giù e rotazione, giù e rotazione, portate le braccia, toccate a terra con le mani e ruotate bene. Andate al ritmo che vi è più congeniale. A questo punto del lavoro la respirazione è tra l'impegnato e il leggermente impegnato. Tenete botta perché bisogna, a questo punto bisogna fare smaltimento attivo dell'acido lattico che si va a creare, che si è creato parecchio con l'ultimo esercizio. Upla. Cardio e poi andiamo sulla parte sinistra, da sinistra a destra. Siamo quasi giunti a destinazione, ragazzi. Siete arrivati fin qua, siete andati benissimo. Un altro ottimo hit. Qua la spesa in attrezzatura praticamente non c'è, perché saranno 7 euro di materassina e basta. L'uso della corda è facoltativo, ci stiamo allenando in pratica con meno di 20 euro. Sulle ginocchia. Resistete alla tendenza a tirare, a tenere giù le ginocchia. Sinistra, rotazione. Questo esercizio è ottimo per quegli atleti che fanno lancio. Lancio di vario tipo. Tenete duro, ragazzi, respirate bene. Questo stampo di esercizio, ripeto, è low impact, ma in base a come si interpretano può diventare anche ad altissimo impatto, ad altissima intensità. Cardio. Poi ci avviamo al terzultimo esercizio.
dopodiché potete concedermi un attimo una bevuta d'acqua. Le ginocchia, avete visto sulla mia bacheca, trovate il link al sito della AICS nazionale, dove con il progetto Io Resto a Casa trovate al link una nutrita bacheca di video con lezioni gratuite da differenti istruttori da tutta Italia. Un'ottima iniziativa. Allora, prossimo esercizio, andiamo con plank laterale and elbow tap, con toccata di gomito. Respirate bene, ragazzi, perché è una rotazione sugli obliqui, ma anche una tenuta isometrica micidiale. Potete fare questo esercizio in tenuta isometrica fissa, così, o con il tocco di gomito. Ultimi 12 secondi, cercate di tenere la posizione isometrica, curate la forma. Cardio. Durissima, ragazzi, durissima. A chi mi chiede, questo esercizio qua, questo protocollo, è rapportato alla corsa. Cosa può essere paragonato? Può essere paragonato benissimo a... direi ripetute sui 400, come, ma non solo, perché dipende appunto come si va a interpretare l'allenamento. Su di me personalmente oggi sono a media intensità, perché sono un po' carico sulle gambe. Sono ripetute, quindi allenamento intervallato con recupero attivo. Quella che io chiamo fluttuazione. Cambio lato. Lato sinistro. Plank. Potete mettervi da soli più o meno in difficoltà, nel senso che più tirate nella fase cardio, più logicamente la parte di esercizio a corpo libero, che sia circuito PH o un circuito a corpo libero generale, questa fase qua in tenuta diventa dura, perché voi avete le pulsazioni alle stelle, ma dovete anche comunque resistere a livello muscolare. Ultimi 12 secondi. Tenete duro. 2 secondi. Ok, cardio, sciogliete un attimo, ripeto, bevete se dovete idratarvi, poi passate e andate avanti. Se percepite che l'intensità è troppo per voi, trasformate la fase di recupero attivo in una fase di recupero passivo, fermi o al passo. O meglio ancora, fate marcia sul posto. Il prossimo esercizio si chiama Hydrant Hill Press. Tutto glutei. Sopra le ginocchia. Dai, diamo un'ultima sferzata con questi skip. Abbiamo quasi finito, poi vengo a salutarvi. Allora, abduzione del gluteo, estensione, ritorno giù, abduzione, estensione, ritorno giù,
sguardo giù a terra. Mi ringrazieranno per questo le amiche di My Own Workout che domani avranno difficoltà ad alzarsi. Un abbraccio a tutte. Scherzo, ovviamente. Ci guadagniamo la cena come nostra consuetudine ormai. Abduzione, estensione. Abduzione. Sembra facile, non è facile. Scrollate il gluteo, sciogliete le mani, le braccia. Starete pensando, non stiamo toccando l'addome, l'abbiamo toccato indirettamente però. L'addome ha fatto proprio oggi in questa rotazione lavoro di stabilità, core stability. Non pensiate che gli skip a ginocchia alte non vadano a sollecitare l'addome, perché è tutto addome. Tutti i movimenti di potere, il fulcro di ogni movimento nasce dal core, dalla parte centrale. La capacità di saltare alto, di sprintare, di mantenere una buona postura, un buon allineamento, una buona tecnica, è tutta data da addominali forti. Di nuovo, parte sinistra, abduzione, estensione, ritorno. Cercate di farlo non troppo velocemente questo esercizio, sentite proprio il gluteo che lavora. Qual è lo sport che racchiude tutto questo lavoro sui glutei? Il camminare veloce, il fit walking, tutte le discipline di marcia, la marcia nordica, il nordic walking, lo sci di fondo in classico, prendono questa zona qua e la trasformano in una zona muscolare marmorea. Però questo è sicuramente un prezioso aiuto. Adduzione, estensione, ritorno. Cardio. Tenete botta, ragazzi, perché questa parte cardio, arrivati a questo punto, sega le gambe. Bisogna stare solo rilassati e respirare bene. L'ultimo esercizio saranno i classici jumping jacks. Sperando che di avere lucidità ancora per farli bene, credo di sì, sulle ginocchia, stiamo andando molto bene, molto fluidi, il lavoro, la seduta oggi era pregna, questo protocollo di oggi è adatto veramente a tutti. Ok, classici jumping jacks, dopodiché vengo a salutarvi. Jumping jacks può essere anche alternato con gli affondi in salto, perché si vuole veramente bene, ma oggi soffermiamoci qui, prossime combinazioni più avanti, ultimi 15 secondi, questi jumping jacks li state sentendo tantissimo sulle cosce, pulsazioni si stanno alzando l'inverosimile e poi ci avviamo alla parte di defaticamento. Oh. Questo chiudeva il blocco da ben 26 combinazioni di esercizi con intramezzo cardio in skip
o marcia, o skip, o salto con la corda. Adesso bevo un secondo. Capite bene che se fate queste sequenze scalzi, vi distruggete i piedi, a meno che non avete una materassina o un box da crossfit vero e proprio, mettetevi sempre delle scarpe. Adesso vediamo un po' chi è in linea. Un saluto Concetta, un saluto Simona, Rocco, ciao ragazzi, saluto anche tutti quelli che mi vedranno domani in differita su YouTube o in differita anche qua dopo su Facebook. Adesso recuperate bene, respirate bene, sciogliete un attimo le gambe, prendiamoci qualche minuto per rifiatare, per bere. Tutto quello che vi viene in mente, anche per chi vedrà dopo, chiedetemelo. Questo allenamento qua, mi fermo un attimo, prima del defaticamento, questo tipo di allenamento non ve lo consiglio di farlo lo stesso giorno in cui magari avete già fatto una sessione di qualità in uno sport specifico, perché veramente va ad abbassare i livelli di pH nel sangue in maniera preoccupante, fatica su fatica personale, quindi va bene per doppiare in una giornata dove il primo allenamento è stato aerobico, blando, tipo la classica ora ad una respirazione leggermente impegnata di corsa, e nel pomeriggio fate una routine come questa, va bene, ma cercate di non metterlo in giornate di qualità dello sport specifico e qualità generale, perché il giorno dopo vi sentirete, non dico come se un treno vi fosse passato sopra, ma siamo lì, quindi mi raccomando, è qualità questa, seppur molto mitigata in richiami aerobici, in tramezzi aerobici, panini aerobici, fateli non nella sessione, nella giornata di qualità intensa. Bene, adesso usciamo dalla sessione, torniamo su una stazione aerobica a vostra scelta, può essere anche la bicicletta, la cicletta, i rulli, la spinning bike, il tappeto. Andiamo con 5 minuti blandi. Chi non ha attrezzatura, anche qua, corsa calciata dietro, marcia sul posto, skip a ginocchia alte, defaticamento blando, proprio andiamo a riossigenare bene. Chi è arrivato fino a qua al termine di questi 26 cambi è stato molto molto bravo, sono molto contento. Questo è il mio modo di esprimervi la mia vicinanza, ripeto, in questo periodo dove dobbiamo fare di necessità virtù, e questo potrebbe essere un nuovo formato di allenamenti nel presente e nel futuro, perché purtroppo non sappiamo ancora esattamente quando la situazione potrà svoltare, ma fino a quel giorno cerchiamo di sfruttare il tempo e la tecnologia al meglio. E questo dal punto di vista di un professionista del settore sportivo come il sottoscritto, non possiamo incontrare clienti dal vivo. Stesso discorso vale, io sono un libero professionista, ma vale anche per i colleghi dei centri sportivi e delle palestre. È l'unico modo con cui possiamo aiutarvi, è con consulenze e attaccare una diretta in sessione di allenamento, che io comunque farei per me stesso, non mi costa niente, ed è un buon modo per coinvolgervi, soprattutto mantenere alta la motivazione. Penso che facendomi vedere di prima persona possa essere di stimolo a continuare a muoversi. Facili sulle gambe,
Vedete che anche qui le ginocchia si sono abbassate, il salto è basso. Adesso non posso avanzare perché vado contro la camera, l'unità di ripresa, ma io sfrutto questo spazio anche per correre, posso fare del jogging tranquillamente. Qui vedete una parte di questa sala macchine, stanzona fitness, ma si estende anche oltre la camera e posso fare jogging agevolmente. Però è sufficiente anche soltanto fare queste andature, va più che bene. Come sempre, al termine della fase di defaticamento, che io mantengo sui 5 minuti, normalmente la porto, a anche 10 minuti, 15 minuti, facciamo sempre seguire almeno altri 10 minuti di stretching statico e poi doccia. Così la sessione è completata con tutti i suoi tasselli e ci siamo meritati la cena. Molto bene, molto bravi. Sicuramente tra un circuito PHA e un circuito comunque aerobico a corpo libero ha un'impronta più intensa il circuito PHA HIIT, però logicamente sto cercando di darvi molta varietà negli allenamenti che potete fare in condizioni in cui le location non sono un'opzione. Ci troviamo a dover sfruttare quello che abbiamo adesso, quindi cambiamo tanto, proviamo tanti protocolli, anche cose nuove, cose diverse, corpo libero, pesi. Allora, chi non avesse dei pesetti, cosa che mi è recentemente, non ho sentito in ultime conversazioni, potete usare con molto successo delle bottiglie piene d'acqua, una sedia per fare piegamenti o addirittura niente, solo il vostro corpo, come è stata dimostrazione la sessione di oggi. Oggi veramente, se si può dire, il titolo, il sottotitolo della sessione, massimo con il minimo, questa è stata una sessione dove abbiamo consumato un botto di calorie con neanche 20 euro di attrezzatura. Meditate su questo. Molto bene. E anche l'allenamento e la seduta live di oggi è stata completata. Nello svolgimento degli esercizi io trovo che non sia essenziale nominare l'esercizio, perché a voi sinceramente non interessa sapere come si chiama l'esercizio, vi basta vedere e impararlo. Ad ogni modo, chi è interessato ad avere anche a volere i nomi degli esercizi, che io conosco tutti in inglese, scrivetemi che vi aiuterò e vi dirò anche i nomi di quello che abbiamo fatto oggi. Molto molto bene, bevo ancora una volta e poi vi vengo a salutare. E vi ricordo che domani, per chi non avesse avuto la possibilità di unirsi alla live di stasera, troverà questa sessione caricata in giornata, non so esattamente quando, ma in giornata su YouTube, come sempre. Se non l'avete ancora fatto, mettete un like al canale, iscrivetevi, cliccate anche sulla campanellina per avere tutti gli aggiornamenti. Molto bene ragazzi, sono molto soddisfatto, un'ottima sessione anche oggi è stata fatta. Vi saluto, come sempre, non state fermi, anzi muovetevi, tenete duro, fate di necessità virtù, spremete le meningi per provare cose nuove e anche cose che vi fanno uscire magari dalla zona di comfort. Un abbraccio, vi saluto e come sempre a bombazza!